Dal diario personale di Guybrush Threepwood. A volte, nel silenzio, riesco ancora a sentire le scimmie. È incredibile, sono passati pochi anni da quando per la prima volta ho attraccato su Mele Island armato solo di un nome ridicolo e del desiderio di diventare un temibile pirata. Voglio essere un pirata. Chi avrebbe mai pensato che aspirazioni così modeste mi avrebbero portato ad affrontare il fantasma del pirata LeChuck, il più viscido verme dei sette mari? Ah! Yeah! E che gli scontri con LeChuck mi avrebbero fatto incontrare l'amore della mia vita, il governatore di Mele Island, Helen Marley. O che i miei sforzi per conquistare la mano di Helen mi avrebbero guidato verso le coste di Monkey Island. È la seconda testa di scimmia più grande mai vista. O che avrei debellato la minaccia di LeChuck seppellendolo sotto una montagna di ghiaccio. Non certo io. A quei tempi, l'unica cosa più debole della mia spada era il mio cervello. Guardatemi ora. Sono sposato con il più affascinante ufficiale governativo dei Caraibi. Tutta la zona delle tre isole trema al suono del mio nome. Ed ora io e il mio coniglio da saccheggio stiamo ritornando a Mele Island dopo la più incredibile luna di miele che mai... Guybrush! Oh, certo, cara. Guybrush, smettila di sognare ad occhi aperti e renditi utile. C'è un pirata nemico che combatte laggiù. Perdonatemi, non vi dispiacerebbe lasciarci soli ora? Vi darò tutti i miei spiccioli. Scusate? Non credo che abbia voglia di parlare con me. Quel cannone sembra pronto a sparare, se solo riuscissi a farlo sparare. È pieno di carboni ardenti. C'è una pila di carboni ardenti lì sul ponte. Sono stato un genio a far trattare il legno del ponte con materiale ignifugo. C'è una pila di carboni ardenti lì sul ponte. Sono stato un genio a far trattare il legno del ponte con materiale ignifugo. Non è successo niente. Forse perché nessuno ha ricaricato il cannone. Meglio non riprovarci. È fuori portata. Oh, povero piccolo. Helen, potresti slegarmi? Come ho spinto quel pirata puzzone oltre il parapetto. Questo sì che comportarsi da pirata.
Spero che gli onesti cittadini di Melé non si facciano male, sai, spintonandosi sul molo per festeggiare il mio, cioè il nostro ritorno, potrebbe diventare pericoloso. Questo è meglio che resti sopra. E poi quel buffone col suo uncino arrugginito. Gli ho insegnato due cosette sull'uso improprio delle sedie a sdraio. Preso. La responsabilità di essere il governatore di questo popolo fedele e marruccio a volte è così stressante. Non avrà un secondo libero nei prossimi mesi. Ma cara, io e te siamo una grande squadra. Guarda come comunichiamo, come lavoriamo insieme, come ci capiamo al volo. Non c'è niente che ci possa fermare? Oh beh, eccoci qui. Andiamo ad affrontare la baraonda. Ma cosa... Dove diavolo sono tutti? Forse sono andati a letto presto. Dov'è il comitato di benvenuto? E gli striscioni? Le grida di gioia? Oh, lo sai cosa significa questo? Che possiamo farci altri 3 mesi di luna di miele? No, adorabile zuccone. Qualcosa di terribile deve essere successo mentre eravamo altrove. Nient'altro può spiegare... E sarebbe? Ehi, è Timmy la scimmia. Come va, amico? O la sua cassetta è sporca, oppure sta cercando di dirci qualcosa. Che succede, amico? Timmy, che c'è che non va? Grog gratis allo scumbag? C'è stata un'epidemia di scorbuto? Hai vinto 74 bigliettoni al bingo e te li sei giocati tutti in azioni bananifere? Ci sono problemi a casa del governatore. Andiamo! Proviamo. 22, 3.7, meno 27. Fuoco! Cosa credi di fare? Cosa ti sembra che stia facendo, damerino? Sto abbattendo la casa del governatore. Non puoi abbattere la casa del governatore senza il permesso del governatore. Giusto. Il governatore è morto, signora. Morto? Dicono che sia stato il matrimonio a ucciderla. Ma sono io il governatore? Ti sembro forse morta? No, signora. E allora smettila immediatamente di lanciare sassi su casa mia! Giusto! Mi spiace, governatore, ma ho un contratto! Sono legalmente tenuto a distruggere casa vostra con la qui presente catapulta! C'è del marcia su Melé Island! Lo so, ma di solito la puzza se ne va con l'alta marea! Ho un piano! Anche se a volte indugia durante le crisi. Oh, Guybrush! Eh? Sì, cara? Andrò al municipio e pretenderò di farmi dichiarare non morta. Ma ciò non ti trasformerà in uno zombie mangiacarogni? Nel frattempo, ho bisogno che tu faccia 2 cose per me. Altri massaggini alla schiena e ai piedi? Forse più tardi. Prima, devi fermare quel pazzo lanciasassi. Fermare il pazzo? Ok. Secondo, devi andare a Lucre Island. Parla con gli avvocati di mio nonno. Loro potrebbero sapere come contrastare il municipio. Io odio parlare con gli avvocati. Mai quanto loro odino parlare con te, mio caro. Ok. Bene, adesso ho una resurrezione da compiere. Fai il bravo, tesoro. E non dimenticare, ferma la catapulta, vai a Lucre Island.